Se stai ancora sperando di poter partecipare a Uomini e Donne, non c'è speranza. Ma forse stai ancora aspettando la risposta perfetta alla fatidica domanda: perché sono ancora single? Allora, eccoci qua. Chi è che non desidera il vissero per sempre felici e contenti? Ognuno di noi cerca il modo per realizzare questo sogno. Puoi uscire con persone finché non trovi quella giusta e poi sposarti, se sei sicuro di volerci passare tutta la vita, e alla fine metti su famiglia e hai dei figli. Questa era la prassi, ma i tempi sono cambiati. Sempre più persone vogliono restare single per tutta la vita e hanno la loro versione di vissero felici e contenti. Qual è la ragione di questo drammatico cambiamento culturale? Questo accade anche se attualmente viviamo in un mondo interconnesso in cui puoi incontrare l'amore della tua vita attraverso i social media o siti di incontri online. Il lato positivo ti aiuterà a svelare questo bizzarro ma popolare fenomeno, l'ascesa dei single. Ma prima assicurati di fare click per iscriverti e attiva le notifiche. Ora non perderai più nulla di importante, dai il lato positivo. Iniziamo scoprendo quanti uomini e donne single ci sono. Secondo un sondaggio del 2017 del centro di ricerca Pew, il 42% degli adulti americani è senza coniuge o partner. Questo è in aumento del 39% rispetto a un decennio fa. Nel 1960, uno su 10 adulti americani non era mai stato sposato. Avanziamo rapidamente fino al 2014 e un adulto su 4 negli Stati Uniti non vuole farsi coinvolgere. Anche l'età media per il primo matrimonio è diminuita. Durante gli anni 60 l'età era di 20 anni per le donne e 23 per gli uomini. Nel 2017 l'età è salita a 27,4 per le donne e 29,5 per gli uomini. Sembra che molti adulti se la stiano prendendo molto comoda prima di sposarsi. Questa tendenza non è stata solo osservata negli Stati Uniti. Nel 2015 l'Interpress Service ha riferito che su 2 miliardi di famiglie in tutto il mondo, il 15% o 300 milioni è costituito da famiglie composte da una sola persona. I tassi più alti sono stati trovati in paesi europei come Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Svezia, Austria, Svizzera, Francia, Italia e Paesi Bassi. Beh, in Italia è anche capibile, vogliono tutti fare alla romana. Per te, forse questa percentuale sui single è insignificante. Tuttavia, diamo un'occhiata ad un solo paese, la Danimarca. Oltre il 40% dei cittadini di questo paese vive solo. Questo dato è salito di circa il 10% dal 1960. Questo ci riporta alla nostra precedente domanda. Perché tanti adulti oggi sono ancora single? Ci sono molti fattori da considerare e li affronteremo uno per uno in questo video. Uno di questi fattori, supportato dalla scienza, è un indicatore del fatto che una persona rimarrà single per il resto della propria vita. Negli anni 70 il matrimonio ha avuto un ruolo importante nella società. Era un tempo in cui gli uomini venivano cresciuti per essere il sostegno della famiglia. Le donne venivano cresciute dalle loro madri per essere casalinghe. Ma un sondaggio del centro di ricerca del Pew del 2012 ha rilevato che la mentalità della società si è spostata. Il 46% delle persone afferma che la società sarebbe migliore se il matrimonio e i bambini fossero una priorità. D'altra parte, il 50% ha convenuto che è meglio che le persone abbiano priorità diverse dal matrimonio e dai figli. La connessione tra le circostanze economiche e la qualità che i singoli adulti cercano in un potenziale coniuge potrebbe essere la ragione alla base della popolarità dell'individualismo. Nello stesso sondaggio condotto dal Pew, le donne non sposate cercano in un potenziale coniuge un lavoro stabile. Per gli uomini non sposati, la qualità più importante in una donna è la condivisione delle loro idee sulla crescita dei figli. Dicono che una delle chiavi per una relazione di successo è la capacità di scendere a compromessi, ma non è questo il caso. Negli adulti tra i 25 e i 34 anni ci sono 91 uomini occupati su ogni 100 donne. Questo è un calo significativo rispetto ai 139 uomini occupati per 100 donne nel 1960. Un altro fattore è il modo in cui siamo stati educati dai nostri genitori, in particolare il tipo di stile di attaccamento a cui siamo esposti. Se sei cresciuto in una famiglia amorevole e solidale, sarebbe più facile per te sviluppare fiducia e non essere troppo timido per avere una relazione. Al contrario, se i tuoi genitori sono stati iperprotettivi o disattenti, potresti voler evitare l'intimità per paura di un rifiuto.
Eric Klinenberg, l'autore di Going Solo, The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone, ha dichiarato: un grosso problema è che le persone di oggi stanno davvero cercando la propria anima gemella, ma non sono disposti a fare compromessi. Sì, per quanto possa sembrare malizioso, trovare il vero amore potrebbe essere uno dei motivi per cui le persone single rimangono nel club dei cuori solitari. Eppure alcuni individui non sono molto interessati a cercare quello giusto. Chi sono? Sorprendentemente, sono donne non sposate. L'esperto di relazioni, Tai Tashiro, spiega che le donne sono più indipendenti che mai. Il XXI secolo è l'era delle donne in carriera che non hanno bisogno del coniuge per il sostegno finanziario. Queste sono donne con lauree e lavori stabili. Un altro fattore da considerare è il tipo di personalità. Conosci i 16 tipi di personalità di Myers-Briggs? Potrebbero essere la ragione per cui alcune persone rimangono single. Ad esempio, le persone ENTJ hanno standard incredibilmente elevati quando cercano un partner. Le persone ENTJ tendono ad analizzare troppo le cose, anche le interazioni sociali. I single non sposati alla ricerca di un partner potrebbero trovare una certa chiarezza se hanno utilizzato il test Myers-Briggs per capire la propria personalità e quella di qualsiasi potenziale partner. Potrebbe anche essere qualcosa di serio e psicologico. La paura di fallire o di non essere all'altezza delle aspettative di qualcun altro può essere paralizzante. La paura della competizione è anche estremamente potente. Come abbiamo discusso nel precedente video, il rapporto tra uomini e donne single non è uniforme, quindi la concorrenza è agguerrita. Tuttavia, le persone single potrebbero alla fine allontanarsi se qualcun altro è interessato alla persona che gli piace. La tua volontà di trovare un partner può anche avvizzire quando invecchi, perché potresti adottare una mentalità negativa, pensando che nessuno si interesserà a te a causa della tua età, o forse perché sei un pignolo e hai degli standard non realistici quando cerchi un partner. Ora riveleremo il motivo per cui alcune persone potrebbero rimanere single in modo definitivo. Potrebbe essere tutto a causa del DNA, e questo, cari spettatori, è inconfutabile. Se sei nato con il gene da single, allora le tue probabilità di fuggire dall'unisono sono zero. Aia! In altre parole, sei destinato a essere single per sempre. Gli scienziati della Peking University di Pechino hanno scoperto un gene chiamato 5HTA1 e ha diverse versioni, la versione G e la versione C. Quelli con la versione G hanno il gene da single. Se una persona è single per scelta, a causa dei suoi geni, o se sta semplicemente ancora cercando la sua anima gemella, lo stigma contro la vita da single prevale ancora. Alcuni considerano queste persone egocentriche e meno sicure, altri sono preoccupati di vivere una vita di solitudine e tristezza. Tuttavia, questa ipotesi è completamente falsa. Anche se sono rinchiusi nel loro regno di isolamento, il freddo o la solitudine non li ha mai veramente infastiditi. Ma perché? Gli studi hanno dimostrato che i single socializzano più con loro amici e vicini rispetto alle persone sposate, sono più vicini ai loro fratelli e genitori. Le persone single sono attive nelle organizzazioni di servizi sociali e amano fare volontariato. Questo è un contrasto diretto con le coppie sposate che diventano più chiuse. Inoltre, il mito che il matrimonio aumenta l'autostima e migliora la salute è stato ridimensionato. Può aumentare l'autostima di qualcuno se e solo se la relazione è ben funzionante, stabile e dura da più di un anno. Questo non significa una salute migliore, secondo diversi studi. Uno di questi studi ha scoperto che le donne sposate avevano maggiori probabilità di aumentare di peso e di bere di più delle donne single. Inoltre, essere single migliora la crescita personale, l'autonomia e l'autodeterminazione. Alcuni studi hanno anche dimostrato che le persone single potrebbero vivere più a lungo. In passato l'aspettativa di vita era di circa 40 anni. Tuttavia, grazie al progresso della tecnologia e della medicina moderna, tutti ora vivono più a lungo, single e sposati. L'individualità è la nuova norma e questa tendenza sembra avere una crescita costante negli anni a venire. Quindi se il tuo stato è single e non pronto per concretizzare, puoi rallegrarti perché non sei assolutamente solo. Questo video ha fatto luce sui misteri del mondo dei single. Clicca sul pollice in su. Puoi indicare altri motivi per cui alcune persone scelgono di essere single. Stai andando a una riunione con la tua famiglia, compagni di classe o amici? Meglio condividere questo video per evitare di essere bombardato di domande. Perché sei ancora single? Non dimenticare di iscriverti al nostro canale per unirti a noi su Il Lato Positivo.